Salve ragazzi, buonasera, penultimo episodio di MotoGP di questa stagione, perché ormai abbiamo appurato largamente che ne faremo un'altra, almeno un'altra, perché ho visto, ho sentito che la Milestone sta facendo un gioco in collaborazione con Valentino Rossi che sarà MotoGP 16, ma si chiamerà Valentino Rossi The Game perché avrà degli aspetti anche, diciamo, ulteriori dedicati a Valentino Rossi. Dovrebbe uscire a giugno, quindi fino a giugno di cose da fare ne dovremo avere, visto che ci piacciono le moto. Io lo so che lo state già guardando, ragazzi, questo qua è un casco che ho fatto io. Sono partito dalla base del classico Nolan Italia che abbiamo usato, però l'ho trasformato in una GV, che è il marchio in collaborazione con Valentino Rossi e anche altri piloti, ma diciamo è lui il capostipite che sotto contratto con la GV, va bene? La GV è famosa proprio grazie a Valentino Rossi. A me piacciono molto i caschi AGV, ho deciso di mettere sotto contratto la GV pure nonostante nel MotoGP in questo gioco non ci siano i caschi AGV, ce li creiamo noi. Guardate che bellino, è una base di quello che vi ho detto, ma ci ho aggiunto il logo, il nome NU qua sul mento, il logo di YouTube, sul fianco non si vede ma c'è anche il logo di Facebook, un bandone giallo col numero 47 azzurro in risalto, e dietro ci sono anche dei simbolini, l'icona di Valentino Rossi e l'icona anche di Marco Simoncelli, che ci portiamo sempre dietro anche lui. Comunque ragazzi, l'ho fatto io, è una texture, mi sono messo lì di pazienza, perché visto che questa serie ci piace molto, visto che dobbiamo andare avanti, dobbiamo anche pensare a come renderla sempre migliore, visto che il nostro nu ormai è un fenomeno, tutti quei caschettini là merdosi che ci offre il gioco non facevano più al caso suo, ci tocca pensare a qualcosa di personalizzato, visto che io con le mod dei giochi mi prendo malissimo. Me ne sono fatto uno che però è una bozza, perché sono partito da quello lì che vi ho detto, ci ho aggiunto un po' di giallo, ho aggiunto il 47, ho aggiunto il nu. Comunque è bellino, ma ragazzi è solamente provvisorio per concludere questo campionato. Poi dal prossimo ce ne faremo uno super figo, ci sto già pensando, ma sto pensando anche ad altre cose per rendere migliore la stagione che faremo dopo di questa. Però ne parliamo alla fine, prima facciamo queste due gare. Ne parliamo alla fine perché avrò bisogno anche di voi, quindi prima facciamo il nostro episodio normalissimo, poi facciamo un attimo di chiacchiere sulla prossima stagione, perché il prossimo episodio che verrà sarà quello di chiusura, sarà solo Valencia. Oggi facciamo Phillip Island e Sepang, rimane quindi poi solo Valencia, sperando di vincere il mondiale. Quindi andiamo in pista, poi dopo parliamo di ste cose, speriamo questo casco vi piaccia, adesso vediamo se in pista si vede un pochino meglio, ma comunque vedete che è molto 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 carino. Pole position a Sepang, ragazzi, vedete sempre Lorenzo e Marquez nutrono ancora delle speranze, perché chiaramente 27 punti non sono così tanti, basta che commettiamo qualche altro errore e si riapre. Occhio al casco, lo vedete? Guardate, dietro c'è questa sfumatura, di fianco c'è il 47 sulla banda gialla che ci ho messo, poi dietro questi due tondini che vedete è il logo di Valentino Rossi e sotto a quello ci sono anche quelli del Sitch. Chiaramente ho aggiunto degli elementi gialli sostituendo un po' di bianco, insomma l'ho personalizzato. Però, vi ripeto, è provvisorio, perché sto pensando di farne uno proprio da zero per la prossima stagione, soprattutto se dovessimo essere campioni del mondo. Adesso mi raccomando qui a Phillip Island, sarà importante ragazzi, è una botta psicologica se vinciamo qui, allunghiamo di brutto! Mamma mia, sta staccata qua in fondo, come trema! Dietro i cattivoni sono molto vicini, sì. Lorenzo e Marquez sono proprio lì! Qua c'è la solita decompressione sull'asfalto, ma porca miseria! Si intraversa la moto se la pieghi troppo, Lorenzo è vicinissimo! Gran duello anche qui! Le tensioni fra i due vorrebbero un nu Rossi lontano dalla Yamaha l'anno prossimo, lontano dalla Yamaha, in cerca di nuove avventure, in cerca di nuovi schiaffi morali allo spagnolo. Porca troia, se mi tranci il gommone posteriore, Lorenzo. Ah, ci ha passati! Lorenzo è davanti! Adesso ti pedino io come si deve. Vediamo se sai reggere lo stress di un incazzatissimo dietro le spalle che ne ha più di te. Vediamo se sei capace veramente, Lorenzo. Tanto se ti stendo non me ne frega un cazzo! Apre tutto, Nu! Si lanciano sul rettilineo. Intanto Marquez e Rossi, altra coppia lì dietro. Che se le danno. Occhio qua in fondo. Stacca, Lorenzo. Dietro, Nu. Lo segue. Sbaglia una marcia, perde qualcosina. Gli sta dietro, lo pedina, lo osserva da lontano, lascia a lui il lavoro sporco di fare strada. Si mette in scia e lo pressa da dietro. Un lavoro snervante il suo, ci prova. Oh mamma mia, qua gli arriva quasi sotto.
Vediamoli qua, confronto in staccata. È caduto, è caduto. Ragazzi, chi la fa l'aspetti. Questa è la carenata che mi hai dato a Misano. Io non la dimentico. Brutto figlio di merda. Nuno non dimentica. Spallata su Lorenzo che va giù. E allora Valentino Rossi e Marquez. Eccoli qua, di nuovo i due Rossi davanti a tutti. Chiaramente Valentino Rossi è a 50 punti dal fratello, quindi difficile che possa rientrare in lizza per qualche posizione. Ma Lorenzo è andato giù proprio quando sembrava essere... Oh, Valentino! Vale! Carenata di Vale sul fratello. Ebbe. Qui si allenano i due al motor ranch, anche a prendere le sportellate in maniera sportiva. Chiaramente se questo era Lorenzo, i guai sarebbero finiti con polemiche nel dopo gara e quant'altro, ma essendo così invece non succede niente perché i due sono fratelli, si amano, si adorano, si stimano. Però caro Vale, forse hai fatto un piccolo favore a Marquez in questo momento buttandomi largo così. Capisco che tu voglia vincere a Phillip Island, della tua pista, però è il mio mondiale questo. Sarà anche la tua pista, ma questo è il mio mondiale, io voglio anche dartela la vittoria. Però Marquez deve starmi dietro. Dai Iannone, andiamo a riprenderlo. A cannone Andrea. Giù qua, senza timore. Oh mamma mia, guardate come gli ho preso la traiettoria migliore. Incredibile, incredibile. Di nuovo sotto. Rossi, Marquez, Dovizioso e l'altro Rossi. È l'ultimo giro, ai ai ai. Quella... Oh cazzo. Quella carenata di Vale ci ha fatto male ragazzi. Perché qua Marquez, adesso il Dovi su Marquez. C'è il Dovi secondo, gran finale per il Dovi, ha vinto la scorsa gara, incredibile. Vediamo se riusciamo a fare qualche miracolo su Marquez, perché sennò lui si avvicina in questo momento, anche se di poco, perché lui terzo, noi quattro, quarto, ci guadagna credo 3 punti. No, adesso però prova ad andarsi a riprendere la posizione sul Dovi, non ci riesce perché sbaglia. Vediamo se ci riusciamo noi a prenderla su di lui. Sarebbe importante, ma no, sfugge via, l'anguilla, l'HRC arancione, ci vuol provare, non so dove, perché qua è impossibile, questa è una curva molto molto, oh mamma mia, scorrevole, no, impossibile, è finita così. Valentino Rossi primo, Dovizioso, Marquez e poi il nostro Nu Rossi a Phillip Island, quarto. Beh sì, dai, va bene ragazzi, vediamo la classifica. 24 punti, ecco, erano 27 su Lorenzo che però è andato giù perché voleva fare di nuovo il furbo con noi, ma stavolta non si passa. Invece Marquez ha 24 punti, ragazzi, guardate che sto campionato non è finito. Mancano 2 gare, 24 punti, cioè chi vince le gare ne fa 25, chi cade ne fa 0, attenzione. Eccolo, adesso vi faccio apprezzare un pochino il casco, lascio questa inquadratura, di solito non lascio mai, e così vedete un pochino la personalizzazione. È bellino, no? Però è solo per queste 2 gare, ragazzi, poi ne faccio uno nuovo. Andiamo. Eccoci qua, ragazzi, siamo a Sepang dopo le qualifiche, abbiamo fatto anche qua un ottimo tempo, però bella, bella la qualifica, abbiamo fatto 1° meglio di Marquez, 1° su Lorenzo e 4° su Dovizioso, 0.5 su Valentino, questi i primi 5. Andiamo subito in pista, che c'è tanto, tanto da fare e poi da dire. Attenzione ragazzi, importante fin da subito, fin dalla partenza, Marquez e Lorenzo saranno super mega aggressivi perché sanno di dover arrivare davanti a Nu se vogliono ancora speranze, altrimenti il mondiale finisce oggi. Finisce oggi il mondiale se vince Nu. Quindi attenzione, subito spalla a spalla Lorenzo e Rossi, con Marquez davanti, occhio che si è infilato il Dovi all'interno, va a largo Nu per non rischiare strane cose. Oh mamma mia. Ragazzi, qua col traffico io c'ho una paura di cadere. Veramente tanta. Siamo finiti 8° dietro a Crutchlow, il gruppetto là davanti che si allontana un attimino. Dentro su Crutchlow, comodo. Talento e mezzo superiori, ma Crutchlow insiste. Insiste Crutchlow in uscita. Aderisce bene la sua onda al pavimento di Sepang, all'asfalto del circuito che purtroppo ci ha fatti salutare Simoncelli 4 anni or sono, ma Nu lo porta sempre sul casco con lui, casco che spero vi sia piaciuto, ma ragazzi vedrete solo oggi a Valencia, poi dalla prossima stagione ne facciamo uno figo e facciamo anche tante cose più fighe, almeno ci proviamo. Attenzione a questa curva è pericolosissima, infatti è caduto Lorenzo, le due onde lì davanti sono, chi è caduto anche Rossi. Lorenzo e Rossi giù in quella curva, oh mamma mia, quante polemiche che intravedo.
Rossi, i due Rossi, in conflitto eterno con Lorenzo. Poverino, ne ha due da affrontare adesso, non ne bastava uno. Marquez è secondo, Rossi terzo, siamo noi e chi è il primo? Pedrosa oppure una Ducati? Non si capisce, potrebbe essere Pedrosa oppure il Dovi. Lo vedremo sul traguardo tra poco, la classifica. Se arriviamo dietro a Marquez il campionato non si chiude, sì, è una Ducati, è il Dovi là davanti, grande Dovi. Grandi gare per il Dovi, ha vinto anche l'ultima, per Bacco. Andrea Dovizioso tira fuori i cojones nel finale, sì, giro record del Dovi che va via da solo. E noi siamo qua dietro a Marquez che è staccata per provare a raggiungerlo, mamma mia come rischia di andare per terra la Yamaha, però in realtà qualcosina gli ha recuperato qui nel tratto lento. Se arriviamo davanti a Marquez il mondiale è chiuso, altrimenti no, nel senso che potremmo anche stare a casa a Valencia, però solo se gli arriviamo davanti, se gli arriviamo dietro no. Dovremmo fare qualche punto, sarebbe comunque facile vincerlo, ma dovremmo fare qualche punticino, tipo 5-6, arrivando così. Però vediamo, perché c'è ancora più di un giro e Marquez tutto sommato è a portata. Certo non dobbiamo rischiare di andare per terra, perché poi è un problema serio, perché se andiamo per terra a Valencia dobbiamo giocarcela seriamente, non andando a punti, dobbiamo proprio arrivare sul podio, probabilmente sì, subito dietro, anzi forse anche davanti al bimbetto qui davanti. Dai, casca giù in questa curva che è brutta, cascaci, no, rimane in piedi Marquez, occhio che caschiamo noi. Però incidente di Espargaro, avete visto? Quella curva lì è veramente maledetta, subito dietro di noi, appena passato lì nella conca all'interno c'è un cordolo, il cordolo interno, e appena fuori dal cordolo c'è una conca proprio per terra che se ci si passa in piega la moto purtroppo casca proprio giù, collassa. Ho notato tante volte, infatti ho imparato a prenderla un po' larghina quella curva per non rischiare troppo, però qua ragazzi Marquez non è facile andare a prendere e quindi non credo che riusciremo a chiudere il mondiale oggi. Occhio alla staccata qua in fondo, lungo, ci sta provando ma rischia. L'importante è che i rischi siano calcolati. Inizierà l'ultimo giro, io non credo che Nu andrà all'arrembaggio di Marquez, non ne vale la pena, perché se poi caschi fai peggio. Porcaccia vacca ragazzi. No, ti prego, non può essere, non può esistere sta cosa qua. Non può esistere. Oh ragazzi, mamma mia. Settimo. Sì. Vedete che cosa vuol dire le inside dietro gli angoli. Mi ha perso aderenza l'anteriore in quella staccata, ho dovuto mollare i freni e siamo andati a carciofi, ma è ovvio, altrimenti andavamo per terra ragazzi, cioè è meglio così. Questa è la fisica realistica, la fisica pro, la difficoltà realistica, questo vuol dire giocarsela tantissimo. E tra l'altro la prossima stagione sarà un bel casino, perché la iniziamo direttamente così. Questa stagione non l'avevamo iniziata con la difficoltà realistica, ma difficile. Adesso io non so quante vere e reali differenze ci siano, però in effetti da quando abbiamo usato la difficoltà realistica, a parte qualche dominio, ma poi le difficoltà ci sono state ragazzi, ci sono state e continueranno adesso qua. Mamma mia, sto contatto, è andato giù anche Crutchlow, ci fa comodo stavolta perché siamo sesti, qualche punto buono lo prendiamo, però bisognerà correre con le palle a Valencia. Altrimenti il mondiale lo possiamo ancora consegnare a qualcun altro, ragazzi. Marquez che è secondo al momento, il Dovi sta vincendo, poi Iannone, la Yamaha di Jorge Lorenzo e poi noi. Valentino Rossi che è caduto insieme a Lorenzo è finito molto indietro, a quanto pare. Attenzione, ultima staccata, abbiamo fatto la sesta posizione e andremo a giocarci un mondiale bello, veramente bello a Valencia. Gara terminata, grazie, me ne ero accorto. E non c'è neanche da impennare qua ragazzi, perché la sesta posizione non è proprio un bijou. È infatti un po' deluso, no? Andiamo subito alle classifiche importanti. Beh ragazzi, temevo anche peggio, grazie a Dovizioso che ha vinto. Però guardate il mondiale adesso, Lorenzo niente, è andato a pesca, no, non c'è niente da fare, con la caduta di oggi ha fatto terzo ma si è giocato delle posizioni che poteva, cioè tipo avrebbe dovuto vincere la gara, no ma neanche.
neanche, diciamo che Lorenzo se l'è giocata con la caduta nell'ultima gara. Siamo tornati a più 18 su Marquez come Moteghi e manca una gara. 18 punti vuol dire che Marquez, sì, beh, possiamo permetterci una posizione abbastanza rilassata, però non dobbiamo cadere, diciamo. Quindi ragazzi, siamo quasi all'epilogo di questa bellissima stagione, dobbiamo conservare a Valencia quei 18 punti che abbiamo su Marquez e diventare campione del mondo, ma adesso dobbiamo già pensare alla prossima stagione. Perché ve lo dico adesso? Così poi nel mentre che facciamo l'ultimo episodio di Valencia, sperando di festeggiare il mondiale, posso raccogliere le vostre risposte, farmi un'idea. E la prossima stagione la correremo con un team privato, ok? Diamo vita al team NR47, così facciamo anche i fighi, un po' come il VR46. Sto cercando di raccogliere una mod che modifichi un po' le cose, ad esempio i trasferimenti dei piloti in chiave 2016, visto che hanno già fatto dei test, sappiamo già quali saranno, magari qualche modifica alle moto per renderle più nuove, nel senso più in ottica dell'anno prossimo, così non abbiamo proprio le cose uguali come adesso, ci divertiamo di più, abbiamo proprio una stagione nuova e quindi ce la godiamo di più. Ovviamente presenteremo il casco di Nu Rossi per la prossima stagione, cerco di farne uno veramente bello, ragazzi, ci provo, non sono proprio un mago nel senso a creare texture eccetera, ma ci provo, magari con i colori del nostro canale, facciamo blu arancione con chiaramente inserti gialli alla rossi, poi ci mettiamo qualche sponsor, insomma mi organizzo io, però voi dovete in questi giorni, insomma, vi do giusto il tempo, aiutarmi a decidere un po' cosa fare del team privato NR47. Ad esempio, che moto comprare? Vi do due scelte che vanno per la maggiore, perché la Honda non la voglio. Chiaramente deve essere forte, quindi o la Yamaha, ma ci abbiamo già corso, oppure potremmo esaudire il desiderio che aveva espresso qualcuno di vedere anche Rossi sulla Ducati. Potremmo comprare una Ducati privata e personalizzarci quella nel nostro team. Aiutatemi anche a scegliere magari, che ne so, i colori del team. È ovvio che ci metteremo del giallo che fa molto Rossi, però i colori di base della moto, non lo so, potremmo scegliere sempre i colori della grafica del canale, tipo l'arancione e il blu che a me piacciono, ma se no consigliatemi voi, tanto poi le livree si possono anche cambiare. C'è uno di voi che mi abbia detto di farla tipo Verdona, stile Kawasaki, lui credo sia un tifoso Tom Sykes, me l'ha detto, che è un grande pilota di superbike che corre appunto col Kawasaki ZX10R verde, molto bello. Io di solito non amo il verde, ma insomma sulle moto è bello perché richiama la grandissima ninja. Insomma ragazzi, aiutatemi voi, vi do il tempo, questo episodio ma anche il prossimo, così poi raccoglierò tutti i commenti, mi farò un'idea e daremo vita a una nuova stagione con il nostro team privato. Ditemi moto e magari consigli sui colori, la moto tra la Yamaha e la Ducati, i colori vedete un po' voi, poi scelgo, faccio le prove, vedo un po'. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo, mi raccomando ragazzi, fatemi sapere tantissimo, io vi ringrazio come al solito di tutti i commenti che mi fate, tutti i complimenti e tutto, come dire, l'entusiasmo che c'è per questa serie. Infatti ho deciso proprio per questo di continuarla, perché io ci avrei giocato ancora, però non sapevo se magari mi stufava, ma invece sono ben contento, come vedete mi sto dando da fare anche con le mod, con le livree, mi costruisco i caschi da solo per fare più il figo col nostro pilota. Mi raccomando, ci vediamo nel prossimo, ragazzi, ditemi tutte le vostre, ciao! Ehi tesoro, senti, farò un po' tardi, la riunione è durata più del previsto ed è sceso un brutto tempo. Voi cenate.